portasti un capezzolo con violenza? No, perché sta venendo via. Consumato di brutto? Cosa gli hai fatto, poverino? Ma mi frego sempre contro il muro. Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Oggi siamo qua per fare una classifica, ma prima un saluto da Gabriele e da Stefano. Esattamente, quindi oggi classifica dei Funko Pop più venduti del mese di aprile 2018. Quindi se state guardando questo video nel 2018, siamo ancora nell'anno corrente. Perché ho detto questo? Lo state vedendo nel 2026, vabbè ragazzi, questo ormai saremo già morti da anni. Sigla. Hey, benvenuto sul canale Tandem. Hai provato a scrivere su YouTube la parola Tandem? Sarei stato sommerso da tante tette. Allora ragazzi, oggi guardando la classifica del mese di aprile dobbiamo dire che ci sono due cose che saltano subito all'occhio. Che questo sia in fondo e che questo sia in cima? No. Che ci sono due pop che rientrano così dopo che da tempo che non si vedevano. Questo. Esatto, e questo. È quello, eh? È vero. E però... poi tre pop che fanno parte di un film che sta uscendo. Praticamente già uscito. Tutta la classifica è una cozzaglia di stranezze. Esatto, quindi direi che possiamo partire con il numero 10. Decima posizione. Prima di partire volevo fare volevo solamente dire una cosa molto importante, che questi dati noi li prendiamo da Amazon.com, mercato statunitense, mercato di riferimento. Andiamo avanti, in decima posizione troviamo Skeletor, che chiude questa top 10 ed è molto strano secondo me vederlo in fondo. Beh, oddio, diciamo che adesso da un po' che sono usciti i pop dei Motu, quindi i Masters of the Universe, ci sono state nuove uscite. Guarda che faccia che c'è. E va da sé che appunto quelli che sono fuori da un po' di tempo possono scendere e uscire da questa top 10. Però tutto ciò viene smentito subito. Infatti perché? Ci racconti il motivo. In una posizione dal telefilm fortunato di Netflix, Stranger Things, abbiamo Eleven nella versione classica con Diegos. Era da tanto tempo che non la vedevamo in classifica e tac, torna qua. Ma chi abbiamo in ottava posizione? Qua ci sta tutto perché è uscito da poco. Stiamo parlando di Hercules nella versione normale. Mentre si guarda il bicipite. E in settima posizione abbiamo un altro personaggio che entra, esce come se fosse questa classifica una porta girevole. Stiamo parlando di Dancing Groot, uno dei personaggi che è stato accolto positivamente dal grande pubblico negli ultimi anni, ossia un personaggio della Marvel che fa parte dei Guardiani della Galassia. Dei Guardiani della Galassia parliamo della simpatica pianticella. In sesta posizione abbiamo Night King and Viserion, il gran visir da Twitchy Pop. E in questo caso parliamo della serie di Game of Thrones, uno dei pop rides che può far parte della terzina dei rides più belli della molto belli. E dopo una lunga attesa finalmente è arrivato anche in Europa, perché era stato preordinato addirittura nell'ottobre del 2017, l'hanno rilasciato in Europa, hanno cominciato a distribuirlo a marzo 2018, quindi pensate tutti coloro che l'avevano preordinato, l'attesa come è stata snervata. Quinta posizione, prego. In quinta posizione ragazzi abbiamo uno dei personaggi che fa parte del film che sta uscendo, è uscito da poco, stiamo parlando di un film della Marvel, gli Avengers Infinity War. In questo caso stiamo parlando di Iron Man, l'ennesima versione di Iron Man, la dodicesima più o meno, ma magari. Infatti ci sono 44. E anche in quarta posizione abbiamo un personaggio che arriva da questo film, cioè gli Avengers Infinity War. Ed è Captain America, anche questa ennesima versione, che in questo caso devo dire a me sinceramente non piace perché è banale. È banale. Ma attenzione, bando alle ciance, perché entriamo nella zona calda. Calda con Scott. E quindi in terza posizione abbiamo dalla serie della Disney di Hercules, uno dei pop che personalmente piace di più, e in questo caso stiamo parlando di Ade, che è fatto veramente da Dio, soprattutto le mani, ha delle mani fatte benissimo, incredibile, oppure fatto da Dio. Vabbè, andiamo avanti, perché in seconda posizione abbiamo un personaggio che arriva anche lui da questo film che sarà fortunato, si presume, stiamo parlando sempre di Infinity War, stiamo parlando di Iron Spider, di questa quindi fusione di personaggi. Devo dire che in questo caso il pop a me piace. Beh, è fatto bene, questo rende. Ci sono 50 versioni, quindi. Sì, Iron Man non mi piace, Captain America non mi piace, ma Iron Spider ha il suo perché.
che tra l'altro è un'altra versione di Iron Spider che era uscita penso un paio di anni fa. Non so se ce l'ho qua in giro. No, no. Venduto! In prima posizione chi c'è? Vi do un aiuto. Allora, in prima posizione, ragazzi, ecco, io non mi capacito di questa cosa, perché in prima posizione chi c'è? È due ore che sono così alla capita. Dillo, è un Tyrannosaurus Rex. E in questo caso arriva dalla serie dei pop di Jurassic Park e secondo me, ragazzi, questa è una delle classifiche con il numero uno più strano. Più strano, ma secondo il mio punto di vista, veramente, come si fa ad avere un tirannosauro in prima posizione? Vabbè, è bello, evidentemente piace, ma poi in scala è proprio normale, vero che i gusti, ragazzi, ma è più grande dei pop normali? No, normale, è grande normale, infatti non lo so. Vabbè, e bello, è bello. Tra tutti i pop di Jurassic Park io mi sarei aspettato che fosse in classifica qualche un altro, ma non il T-Rex. Però il T-Rex, grazie, è sua maestà il T-Rex, quindi ci può anche stare. Va bene, quindi ricapitoliamo. In prima posizione abbiamo Tyrannosaurus Rex da Jurassic Park, in seconda posizione Iron Spider, in terza Ade. Quindi veramente una top 10 così bizzarra su certi aspetti, ma anche comprensibilissima, visto che il nuovo film di Jurassic Park è in arrivo nelle sale, mi sembra tra giugno e luglio, non mi ricordo. Sì, più o meno quello è il periodo. Quando sarà andata online, quando vedrete questa classifica, probabilmente sarà già uscito. Saremo già morti. Sarà già uscito il film degli Avengers. Quindi nei commenti potete scrivere se lo avete già visto, cosa ne pensate. Se vi è piaciuto, se fa schifo, com'è, insomma. No spoiler, film, per favore. Grazie. Quindi, ragazzi, direi che è tutto per questa classifica. Ci vediamo la prossima settimana per nuovi video, nuovi contenuti. Quindi un saluto da Gabriele. E un saluto da Stefano. Ciao. Ciao.